Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Esattamente un anno fa ci trovavamo in questo stesso posto, e cioè presso il camping Cerbaro, che si trova sopra Schio ed è raggiungibile attraverso la strada del Tretto, passando per Sant'Orso e Sant'Ulderico. L'anno scorso siamo saliti in cima al monte Priaforà. Quest'anno invece facciamo il monte di fronte, e cioè il monte Rivon, chiamato anche Monte Rione. Il primo tratto del percorso che faremo oggi è in comune con la salita al Priaforà. Però dopo qualche centinaio di metri lo abbandoneremo, saliremo su a sinistra e arriveremo alla prima tappa, cioè la Busa Novegno. Ecco, questa è la partenza della mulattiera e dietro di me il cartello sotto ci indica i numeri dei sentieri, cioè il 4.33 e poi la deviazione per il 4.22. In due ore siamo a Busa Novegno. Siamo arrivati ad un bivio in località Casara Vecchia. Qui viene segnato a sinistra Busa Novegno per il 4.33, ore 1.30. Noi lo abbiamo provato e abbiamo deciso di non seguirlo, perché è molto impervio, è pieno di alberi che impediscono di passare facilmente e non c'è nessun segnavia. Probabilmente porta anche a Busa Novegno, ma noi conosciamo molto bene quello che è più avanti e quindi abbiamo deciso di fare quello. Fatti circa 200 metri dal bivio precedente, questo è quello giusto. E infatti è scritto anche qui 4.33, 1.30, eccetera, eccetera. E noi prendiamo questo, che è una mulattiera molto più comoda. Siamo arrivati nei pressi di questa meravigliosa panchina panoramica e qui c'è tutto il gruppo del Pasubio, del Carega, del Sengio Alto. Adesso torniamo indietro sui nostri passi per proprio una ventina di metri e continuiamo a seguire il 4.33 che in circa mezz'ora ci porterà alla Busa Novegno. Siamo arrivati a Busa Novegno. Qui il posto è veramente bellissimo e adesso faremo l'anello di Busa Novegno, quello più largo, che ci permetterà di passare per i vari punti importanti che culmineranno con il Monte Rivon. Siamo arrivati a un bivio dove c'è questa cosa caratteristica. L'anello di Busa Novegno è segnalato a sinistra, ma questo è quello basso. Noi vogliamo fare un pezzetto in più, aggirando tutto il monte da questa parte, in modo da andare a vedere la cima alta e il passo Vaccarese. Poi ci ricongiungeremo con il 400 nei pressi del Monte Rivon. Siamo arrivati qui, dove è pieno di cartelli. Adesso prima andremo alle postazioni di cima alta, poi torneremo indietro e andremo al passo Vaccarese e infine al Monte Rivon. Attenzione pericolo, è scritto così. Attenta solo alla testa. No, senza luce. Senza no. Luce. Questa galleria è giustamente scritto attenzione pericolo, perché a un certo punto
scende giù molto ripida, quindi senza una torcia è meglio non andare. È l'uscita della galleria, che infatti è molto più basso rispetto all'ingresso. Di ritorno dalla cima alta, proprio poco più sotto, abbiamo scoperto che c'è la possibilità di raggiungere il passo Vaccarese in un quarto d'ora senza tornare giù al bivio. E quindi andiamo per di qua, che facciamo molto più presto. Eccoci arrivati al passo Vaccarese o Vaccaresse, abbiamo trovato entrambe le diciture. Qui volendo in mezz'ora si arriva alle postazioni del Vaccarese, però è troppo lunga per oggi. Invece noi andiamo a sinistra da questa parte e la prossima sarà l'ultima tappa, il Monte Rivon. Siamo arrivati all'ultimo bivio di giornata, con questa mulattiera siamo sbucati su un'altra mulattiera, adesso come da cartello 15 minuti Monte Rivon, poi torneremo qui, scenderemo a Busa Onovegno in pochi minuti e poi prenderemo la strada per il ritorno.
Siamo arrivati al Forte Rivon, che è in cima al Monte Rione. Questa sembra essere la dicitura più corretta. In questo periodo il forte è chiuso per manutenzione, quindi non si può visitare. Comunque ci sono tutte le trincee da quella parte ed è veramente lo stesso di grande interesse. Adesso torniamo giù e cominciamo a scendere fino a Busanovegno. Abbiamo quasi terminato l'anello di Busanovegno e siamo nei pressi di Pozzalunga. Adesso l'anello non lo chiudiamo perché andando da quella parte lì scendiamo e arriveremo sulla strada che ci porterà poi a Contrazzerbaro, al punto di partenza. La strada che noi adesso faremo in discesa è quella utilizzata in salita per le auto perché è aperta al traffico. Però bisogna informarsi sull'eventuale chiusura perché ad esempio durante l'estate è quasi sempre chiusa per evitare sovraffollamenti. Abbiamo finito la discesa, siamo arrivati a Contrarossi e adesso girando a sinistra, cioè da quella parte, in circa un chilometro, forse anche meno, torniamo al camping Cerbaro da dove siamo partiti questa mattina. Il percorso è stato molto semplice perché quasi tutto su mulattiere molto larghe oppure per brevi tratti su un sentiero semplicissimo. Però è piuttosto lungo e c'è anche un certo dislivello perché considerando i vari saliscendi si arriva praticamente a 900 metri. Quindi se qualcuno vuole risparmiare un po' di strada, un po' di salita, sale in macchina da Contrarossi, arriva fino a Busanovegno e fa il giro da lì. Tra l'altro, arrivati sulla strada, se invece che girare a sinistra si gira a destra, in altrettanti pochi minuti si arriva al passo di Santa Caterina, per dove noi siamo passati quando circa un mese fa siamo andati a fare il Monte Enna. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse, Antelacus Outdoors. Seguiteci anche su Komoot, dove trovate la descrizione con la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.